quanti, in Italia quanti armonicisti suonano l'armonica Ma elettrica come guarda, te? questo non mi va di, cioè, non posso dirlo perché certamente non ho fatto uno studio. So che c'è tanta gente che suona l'armonica e forse anche molti neo-appassionati sicuramente, perché è uno strumento giovane ma che vive un'evoluzione costante. L'unica cosa, devo dire, che forse molti di quelli che suonano l'armonica appartengono o perlomeno si rivolgono al mondo del blues, al mondo del blues, capito? Sì, ma l'armonica elettrificata in questo, come te, chi la suona in Italia così? L'armonica elettrica Nessuno. non pretendo di avere la prerogativa unica, perché c'è tutto un mondo che usa l'armonica elettrica. Da qui a dire che forse una gamma di suoni, di sonorità, di effetti così elaborato, forse come il mio, magari forse no. No, e per primo chi è stato in Italia a sviluppare, diciamo, Io, perché sono più Questo vecchio. No, ma orgogliosamente, scherzo, sto no, scherzando. questo fatto qui, orgogliosamente in senso buono, in senso No, ma diciamo. non vorrei peccare di presunzione. Quindi ritornando all'armonica, insomma, questo strumento Sì. che in Italia, insomma, viene come si è sviluppato dal punto di vista proprio Ma ti posso parlare di come si è sviluppato per me, Per ripeto, te, quindi. ecco, cioè rispetto insomma Sì. all'elettrificazione, ecco. Elettrificazione. Io ricordo, andavo appunto, ripeto, al liceo artistico e ogni giorno andavo prima di andare a scuola, entrare in scuola, e passavo a via del corso dove c'era un negozio di strumenti musicali, si chiama Fonoradio, ovviamente non c'è più, saranno tutti defunti ormai. E comunque cercavo l'armonica perché vedevo degli strumenti musicali. Ogni tanto prendevo qualche armonica in minore per lo più, e già era quasi scandalosa la cosa, non so, in minore, ma non certo elettrica, tant'è vero che rimaneva un po' allibito il tipo e diceva: ma che, o che tu dici? Eh Alla fine degli anni 60, i primi anni 70? sì, che ci avrò avuto 17, 18, 16 anni, 17, quando si fa il liceo, in quegli anni, insomma. Posso dire l'età mia? Certo, mica è scandaloso. No, perché poi uno si fa i calcoli, si fa i conti a casa, capito? Detraendo, ma non ci frega niente. Vabbè. Quindi a quel tempo io entravo in questo negozio, ma non c'avevo lo strumento che inconsciamente sentivo di voler prendere in considerazione, cioè non avrei mai pensato di sviluppare una vita su questo argomento. Poi invece l'ho fatto con le dovute difficoltà, forse è stato più quello che ho speso che quello che ho guadagnato, ma ce ne può fregare di meno, sono contento perché ci ho avuto delle grandi soddisfazioni. Ecco, no, però quante persone, insomma, all'epoca tua suonavano l'armonica elettrica prima di te? Ma questo non posso dirlo, ma presumo pochi o nessuno, forse in Italia, comunque in un ambiente dove gravitavo In Italia? io. In Italia, oggi come oggi, certo che c'è No, all'epoca quante persone? all'epoca non lo so, non ho mai fatto un sondaggio, ma suppongo pochi, Hai insomma. mai No, conosciuto qualcun altro che in Italia guarda, suonava? ti posso dire questo, io dall'idea che mi sono fatto, dell'esperienza ormai. L'idea che mi sono fatto è che, ripeto, non pretendo di avere la prerogativa di essere l'armonicista elettrico per antonomasia, cioè di avere un'unicità. Quello forse no, perché sicuramente c'è un mondo che lavora sull'elettrico relativamente all'armonica. Adesso, Adesso, certamente. all'epoca, All'epoca probabilmente no, perché ecco. l'armonica non è stata mai, non rientra nel panorama classico della strumentazione italiana, ecco. Quindi possiamo dire che sei stato uno dei primi, se non il primo, a sviluppare, diciamo, È l'armonica probabile. elettrica, ecco, in Italia. È molto probabile, anche Se se nessuno se n'è mai accorto, lo facciamo noi ora. non me ne faccio un vanto, ma ti No. ringrazio. Per fortuna c'è qualcuno che se n'è accorto, anche se forse non era all'altezza E di chi omaggiare. era? Non mi va di fare nomi, Ma sì, ma ma no, fammi. perché nel senso del panorama musicale a livello di collaborazione ne ho fatte di cotte e di crude. Ho fatto tre Sanremo, tante cose. Adesso sono Sanremo? tre Con Sanremo. chi?
Qui il primo mi sembra con un certo Nino Buonocore, un cantautore napoletano. Dopodiché c'è stato il passaggio con un chitarrista molto bravo, italiano, che ha suonato per lungo tempo con Fabrizio De André, e lui si chiama Michele Ascolese, con cui poi abbiamo anche collaborato dopo, e la sua compagna, moglie, una persona squisita, devo dire la verità, sono una persona molto sensibile e a posto, insomma, Daniela Colace, e appunto presentava un pezzo suo con quei loro, io e il mio amico Neil, nel secondo Sanremo. Il terzo Sanremo invece è stato, ma parlo di 10 anni fa, grosso modo, con Marina Rei, con il pezzo Dentro Me. Ovviamente, per dire, ovviamente, adesso, ma anche per questioni pratiche, giustamente. In queste occasioni il mio passaggio è stato unicamente acustico, cioè con lo strumento acustico, contrariamente a quello che è stato invece il mio percorso di evoluzione armonica. Però anche normale, certamente andare a Sanremo con una roba di questo tipo avrebbero dovuto fare un Sanremo solo per me. E quindi chi era sta persona che si era accorta che tu eri, diciamo, Beh, viva? adesso senza far nome, però non credo ci siano nulla, Beppe Versicchio è uno che se ne è accorto, per dire. Però ci sono stati altri che se ne sono accorti, perché poi tu sai che quando entri in un ambiente, come dire, mediatico, insomma, l'Italia è una famiglia, è un grande incesto. Mettiamola così, no, è un po' cattivella, ma insomma, è una grande famiglia allargata, quindi una volta che te conosci Però uno, te dice se ne conosci. sei accorti, ma nessuno mai però l'ha Nessuno, detto, certo, ma cioè, perché probabilmente non non c'avevo le stavano, palle, non c'avevo. Ma lo so, io mi rendo conto che anche i era. conservatori, insomma, ecco, Eh? anche nei Anche nei conservatori. conservatori, ma voglio dire, se consideriamo la chitarra acustica, è entrata intorno agli anni 50 a far parte del novero degli strumenti ufficiali, insomma, al Conservatorio di Santa Cecilia. Voglio dire, se poi ti racconto il mio passaggio alla SIAE, la mia introduzione come socio della SIAE è stata, come dire, una bestemmia in paradiso, insomma, per usare un eufemismo, però insomma è Dice, stato. intanto abbiamo un Jimi Hendrix dell'armonica Beh, te italiana. ringrazio, ma no, ma lo sai che c'è, adesso per farla corta, loro, cioè i personaggi della SIAE, come si dice, gli esaminatori e tutto, avevano una grande fiducia in quello che io proponevo, perché comunque all'epoca già dimostravo di essere piuttosto in gamba, insomma, sullo strumento. Però non Ma avevano tu sei quella autodidatta oppure autodidatta, sì, tutto tutto completamente? completamente, sì, poi dopo per necessità mi sono anche un po' erudito, ma non molto, mi sono mantenuto sempre in the wild side, nel lato selvaggio della faccenda. E ci tengo anche a dirlo, perché peraltro ritengo l'armonica uno strumento deputato a questo ruolo di selvaggio, uno strumento di libertà, uno strumento che canta le frontiere della libertà, capito? Gli aspetti naturali, non. Vabbè. Sì, una piccola parentesi, l'armonica dov'è che si è sviluppata, diciamo? Ma guarda, non. Mi sembra di aver letto, comunque, insomma, il concetto di armonica addirittura nasce in Oriente, capito? Ma ripeto, e poi addirittura poi c'è stato il concepimento che non era proprio un'armonica, ma erano degli stalattiti e stalagmiti che a seconda che venivano Una percosse. sorta di classe armonica E certo, con che la. poi davano dei suoni, eccetera, insomma, poi dopo è stato inscatolato negli Stati Uniti da un certo Trossingen, da un Proprio lo certo strumento. Mattia Sonner, e che ne ha fatto poi dopo uno strumento. E negli Stati Uniti è stato ufficializzato nel 1900, non mi ricordo. E Quindi comunque nel secolo passato, una insomma. scatoletta. Una scatoletta che conteneva queste ance di misure varie che davano questi suoni, eccetera, eccetera. Invece di tornando alla SIAE, com'era la storia? Vabbè, adesso è una cosa lunga.
insomma, è stato duro il passaggio, è stato piuttosto duro perché non mi veniva, dice lei con che si presenta, con quali strumenti? Dice l'armonica, sai, in genere come una verginetta, no? Io vengo con l'armonica, cioè con quale strumento? L'armonica, oh, Madonna, l'armonica, non sapevo neanche dove mettere le mani. E quindi si sottraevano nel prendere responsabilità per curare questa proposta che non era, come dire, considerata forse nel giro degli strumenti classici. E quindi ho avuto delle difficoltà. Se non che poi ci fu un vecchietto in fondo alla sala dove c'era tutta questa commissione, che a un certo punto con un fil di voce, malgrado gli altri si, diciamo, osteggiavano un po' sta cosa, e lui disse, bofonchio, dice l'armonica, sì, ma con fil di voce. E allora tutti sti ganzotti, capito, che evidentemente dovevano far riferimento al grande capo, e dissero, ah sì, l'armonica sì, adesso l'armonica sì. Che epoca? Che epoca, ci avrò avuto intorno ai 20 anni. Quindi negli anni 70? Sì. E chi erano questi qua? Questi qua chi? Questi da SIAE. Faceva parte della commissione. No, cioè, puoi dire se vuoi. No, i nomi non me li, chi si ricorda? Tipo Gianni Boncompagni. No, che poi ho conosciuto, io sono andato anche con le figlie di Gianni Boncompagni, Barbara e Paola Boncompagni, che tornavano dagli Stati Uniti ed erano infarcite dalla scuola americana. Ed erano infarcite di musica americana, e quindi abbiamo messo su un gruppo con, cioè, il figlio di Domenico Modugno e le sorelle Boncompagni. Ah, con te che suonavano, sì, con te, sì. Le prime avvisaglie meglio le figlie che il padre, meglio le figlie che il padre, no? O no? Che non lo so, il padre non l'ho conosciuto. Vabbè, però insomma un personaggio. Voglio dire, quindi c'è stato tutto un percorso molto pieno di attività musicale anche nei circuiti locali, insomma Roma eccetera, con personaggi anche di caratura per certi versi che grazie a Dio che per lui mi hanno considerato all'altezza di interagire appunto queste formazioni. C'è anche un chitarrista molto bravo, Nicola Di Staso, è piuttosto conosciuto, che mi ha invitato, ho fatto tante cose, e in tutte queste faccende io ho adottato l'armonica elettrica. Ah, quindi diciamo i primi album tuoi? Allora, il primo album mio è stato prodotto da un tedesco che mi ha conosciuto a Roma, ma viveva a Firenze, e così siamo andati in Germania e anche a Firenze a registrare questo primo album, che si chiama Broken Harp, giustamente armonica spezzata, merda secca nella valle, armonica spezzata, a testimonianza che, cioè, proprio, come dire, un suono rotto, un suono contraffatto, un suono che contravviene a quelle che sono il pensiero perbenista del classicismo, dell'armonica pulita, molto in giacca e cravatta, capito? Io sono un ribelle, non c'è un cazzo da fare, io sono un ribelle. Anche se vengo da una famiglia perfetta, dove mio padre avrebbe voluto bla 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 bla, però io sono un ribelle, incazzato come una bestia. E quindi diciamo poi tutti quanti gli album che hai fatto, l'hai fatti con, sì, questa personalità? Beh, non proprio, sì, con questa personalità, però con altre produzioni, diciamo così. E quali sono questi album? Allora, quelli che fanno riferimento a me sono il primo, appunto, Broken Harp, da cui ho tratto oggi qualche cosa qui, fra cui Frontier. E il secondo invece si chiama Howling Spirit. Ecco, forse io spenderei una parola sul concetto del titolo, Howling Spirit. Perché Howling Spirit? Che non è Howling, lo leva il mal di testa, ma è spirito urlante. Lo spirito urlante, in due parole, come l'idea è come se io fossi morto, o perlomeno la mia anima si stacca dal mio fottuto corpo e guarda le cose dall'alto e dice: regà, ma che cazzo state a fare in questo mondo? Che state a fare là sotto? E qui si apre una polemica infinita
su problemi dell'ecologia, problemi di tutta una serie, lasciamo perdere, ma in generale no, no, sono importanti perché voglio dire, come oggi notavamo, non approfonditamente, però diciamo questo qua, è un che no, risentimento, diciamo. è un risentimento che io ho nei confronti, ma che tutti poi abbiamo, perché viviamo in una civiltà incazzata, ma è una civiltà incazzata con se stesso, come dire, non è che incazzati con te stesso prima di incazzarti con gli altri, perché ce ne sono mille, Sì, miliardi però c'è di motivi. una risoluzione dell'ONU che è stata pubblicata dall'agenzia stampa ieri, che praticamente indica proprio una fase di grave problematica Assolutamente. climatica, e quindi questa è l'occasione per diciamo, Vabbè, dove dire, io sono un ecologista. lanciare diciamo, un'emergenza. Non posso altro che sottolineare questa necessità imminente, capito, di ricorrere a delle soluzioni drastiche affinché si possa recuperare qualcosa di quello che comunque se no andrebbe Del comunque danno disperso totalmente. che ha fatto il capitalismo, perché No, diciamo certo. il capitalismo, perché cioè, si tende magari a dire a No, smussare, ma di un capito, capitalismo. il termine sostenibile. Certo, È il capitalismo che è un di un mostro. capitalismo cieco e bieco che ha guardato unicamente dal punto di vista utilitaristico, capito? Dello sviluppo del capitalismo e non ha controllato invece quelle che potrebbero essere le controindicazioni di questo cazzeggio che ha portato. E guardiamo l'Ilva di Taranto, ma come si fa a concepire all'interno di una città una fabbrica con dei cosi tossici che uccidono la gente? Ma dico, anni e anni che hanno perpetrato in questa condizione, non si è Certo, fatto un cazzo, ma è no, normale? È un paese no, normale? ma è gravissimo pure la quantità del biossido di carbonio che sta nell'atmosfera, che è pari a una quantità che c'era nel Pliocene, cioè 4 miliardi di anni fa, quando praticamente nemmeno gli uomini c'erano, e per cui cioè, siamo in una fase che è gravissima, cioè, nel Lo senso, sai che c'è, irreversibile. caro amico mio, questo è molto vero, è molto giusto e molto doloroso. Io posso dire di aver speso la mia creatività musicale quasi unicamente al dolore e alla disgrazia di vivere in un mondo come questo. Nel senso che io credo di aver trattato un sacco di temi, ma per lo più dolorosi, dolorosi e sofferti. Quindi sono contenuti dentro tutti questi album che dicevamo. Certamente, non ce n'è uno che fa il karaoke del Brasile, che facciamo finta che la vita è una cosa meravigliosa. Quindi oltre, diciamo, avere di fronte insomma, uno dei primi armonicisti, un Paganini dell'armonica italiano, abbiamo anche diciamo, delle composizioni che dentro hanno diciamo, comunque inglobato. Bravissimo, hai colto il segno, perché io vorrei dire questo: oggi come oggi suonare è diventato un dovere sociale a cui nessuno si può esimere, però la creatività è ben altra cosa. Io non pretendo di essere un creativo, ma comunque ho suonato la mia vita. Poi nel bene e nel male, discutibile, soggettivo, come cavolo ti pare, poi io ho suonato, mi sono preso la responsabilità e mi sono messo in gioco di suonare la mia vita. Se vi è stato apprezzato, bene, sono sti cazzi, però io ho suonato la mia vita. Ora, invece, tecnicamente, imparare uno strumento lo si fanno tutti. Ormai chi è che non suona oggi? Ma anche di quelli che fanno un lavoro non come musicista, ma suona tutti. Quando torni dal turno di lavoro, ti metti a strimpellare la chitarra, non c'è verso. Quindi suonare si suona tutti, Beh, da un certo punto di vista pure meglio. ma per carità, però da qui a dire che sono tutti musicisti, io ci penserei un Tutti attimo. artisti, insomma, Tutti ecco. artisti, appunto, ripeto, non voglio mettere su un piano, ognuno ha i suoi piani, però No, insomma, capito? però hai detto, diciamo, una cosa che dovrebbe essere un monito, soprattutto per chi si mette a fare musica, che la musica e l'arte c'ha pure un compito, quella, diciamo, di trasportare le emozioni non solo personali, ma anche dalla complessità Comunicare, certo, sistemica, ecco. dare dei messaggi, però Cioè, tu come devi. linguaggio di comunicazione. Tu capisci bene che purtroppo se c'è questa attitudine,
questa attitudine a fare le covers, io l'ho detto tante volte, è dovuto al fatto che se tu suoni la tua musica non viene accolto, perché evidentemente non c'è la chiave di tua, comunque mediaticamente non sei conosciuto e non ti sei in cura nessuno. Se invece suoni, fai il verso a qualcun altro, hai capito? Te metti le piume di un uccello, pur rimanendo, di un'aquila, pur rimanendo un gallinaccio. Ma allora tu mi devi dire perché paradossalmente non ti applichi nel momento in cui sei capace di suonare uno strumento, perché non lo trasmetti, non, capito? Perché non gli dai un qualcosa che è frutto del tuo pensiero musicale invece che ricopiare.